parte dalla frazione più popolosa del capoluogo, quella di Paganica, il ciclo di incontri pubblici, promossi per far conoscere e diffondere tra la popolazione il piano di protezione civile comunale. Venerdì 14 ottobre alle ore 18, presso il centro civico di Paganica, verrà illustrato lo strumento messo a punto nel 2015 per far fronte alle emergenze in caso di calamità. Dicevo in conferenza, saremo da apripista a questa iniziativa che riteniamo fondamentale per il nostro territorio. La sicurezza to cure, quindi a 360 gradi, ci interessa non solo per quanto riguarda la sicurezza stradale, che dicevo è prioritaria, ma anche la sicurezza per tutto ciò che riguarda l'esigenza di avere l'opportunità di proteggere la popolazione da un territorio che, come conosciamo, è pieno di rischi. I rischi più importanti per il mio territorio in particolare sono il rischio idraulico, il rischio idrogeologico e il rischio sismico, che ormai è noto ai più. Fine settimana poi dedicato alla sicurezza e alle buone pratiche da attuare di fronte alle emergenze, con la manifestazione Io non rischio, promossa dal Dipartimento di Protezione Civile. In 5 angoli della città, da est a ovest, volontari ed esperti forniranno suggerimenti e consigli utili da seguire nei momenti di emergenza per non farsi prendere dal panico e reagire di fronte ad eventi tanto inattesi quanto potenzialmente catastrofici. Allora, in questi 2 giorni, il 15 e 16 ottobre, saremo presenti nel nostro comune in 5 piazze distinte. Con la campagna Io non rischio. Questa campagna ormai è arrivata alla 6ª edizione e vede la collaborazione del Dipartimento Nazionale insieme ad ANPAS, agli NGV, Cines e Reluis. Quindi, oltre ad un'informazione più che altro pratica che possiamo dare noi come volontari, con dei consigli, con delle buone pratiche, ci sarà anche del materiale informativo più tecnico. Avremo anche la presenza di mappe interattive, di materiale di informazione che viene appunto prodotto dagli enti istituzionali. E avremo quindi in questi 2 giorni l'opportunità di diffondere questo materiale alla popolazione. Le piazze saranno strutturate tutte quante con materiale esplicativo e la popolazione avrà il coinvolgimento diretto, essendo seguita da dei comunicatori formati per l'appunto su tutto quanto la campagna.